Buongiorno, oggi una rubrica di recupero, devo dire così, ma ve l'avevo già avvertito venerdì, ci stanno rimbecillendo con la cronaca nera e ci fanno dimenticare quello che succede nella cronaca vera, cioè quella che riguarda le nostre vite. Per esempio, non che io sia un appassionatissimo dell'argomento del Senato, ma al Senato si sta riscrivendo la Costituzione. Allora, mi hanno insegnato da ragazzo a scuola tutto lo sforzo dei padri costituenti per scrivere la Costituzione, naturalmente moltissimi anni fa, nel dopoguerra, la Costituzione repubblicana e poi i padri costituenti, li abbiamo conosciuti, ne abbiamo parlato, ormai non ce ne sono più in giro, però naturalmente oggi i padri costituenti che stanno riscrivendo la Costituzione del Senato esistono in carne ed ossa, si chiamano Renzi, Boschi, Verdini e insomma io ho titolato Senato a luci rosse per quello che è successo la settimana scorsa. Cosa è successo la settimana scorsa? Avete tutti i particolari di tutti i delitti presunti italiani? Beh, non ci crederete, ma avete visto pochissimo quello che è successo. Avete saputo che un senatore del gruppo di Verdini, Barani, ha fatto un gestaccio verso le colleghe dei 5 Stelle, senatrici e comunque donne, e però nessuno poi si è premurato di spiegare, i giornali imbarazzati hanno spiegato il gesto, e insomma una cosa terribile, anche perché dopo un altro senatore dello stesso gruppo, D'Anna, ha fatto un altro gestaccio. Non voglio restare sui gestacci, io ho qui ospite il senatore Endrizzi dei 5 Stelle, sono contento di averlo con noi perché loro vengono sempre dipinti come quelli che contestano, protestano, però poi le loro ragioni, la loro descrizione, la loro cronaca fa parte della storia di come sarà riscritta la Costituzione e quindi voglio sentirlo. Prima però io vi voglio far vedere il gestaccio che non possediamo in originale, perché se ne sono accorti dopo delle telecamere, non si sa, è stato censurato, è stato levato, ma c'è una senatrice irruenta, coraggiosa del 5 Stelle che si chiama Taverna, che ha protestato in maniera molto forte al Senato col Presidente Grasso, che altrimenti avrebbe un po' fatto così, fatto finta di non accorgersi molto, e lo rifà, perlomeno lo mima. Ecco, vediamola. E a fare, io non so se posso, se posso, è così. Senatrice, richiamo all'ordine, senatore Barani. Senatrice Lezzi. Abbiamo compreso qual è la vostra... Siamo d'accordo, possiamo essere anche... Ma non sa nessuno che vi sto parlando. C'è D'Anna, c'è D'Anna vicino, ricomincia, ecco lì, quello c'è D'Anna a fianco, insomma... Insomma, una cosa veramente brutta, ci saranno provvedimenti, non mi interessa molto questo, mi interessa la sostanza. Perché il Senato discute in questo modo di una cosa che dovrebbe essere il nuovo ordinamento costituzionale di tutti gli italiani? Endrizzi, do la parola subito a lei. Probabilmente perché questa riforma non nasce dai cittadini, ma nasce da un governo che è espressione di voleri che sono addirittura fuori dalla nostra nazione. Questa Costituzione serve a imporre più facilmente la catena di comando che dalla Troica deve arrivare in Italia a portare le leggi favorevoli al sistema euro e alla Germania, che ne trae maggior vantaggio. Questo è il senso di questa riforma. Non c'è altra spiegazione per le ripetute violazioni del regolamento, i soprusi, le forzature addirittura dell'articolo 138 che regola il modo con cui si deve riformare la Costituzione, che veniva scassinato addirittura nel 2013 in un tentativo poi andato a monte. C'era una forte volontà di imporre con tappe forzate e scarponi chiodati qualche cosa sulla pelle dei cittadini.
a queste provocazioni continue, uno stillicidio di provocazioni ogni giorno, noi abbiamo reagito, e quando c'è stato questo gesto che ha in qualche modo fatto da icona, da velenosa icona del clima in aula, beh, allora noi abbiamo reagito duramente, perché non è possibile che si arrivi a questi livelli. Sono state le vostre senatrici a reagire a questo gesto, perché oltretutto è veramente un gesto sessista, si rivolgeva alle donne, no? Si rivolgeva a un'altra senatrice che stava parlando, che poi si è anche lamentata. Non era la senatrice Taverna quella che l'ha rifatto, era la senatrice Lezzi, no? Sì, ma veramente a tutto il gruppo, e in particolare alla senatrice Lezzi, che peraltro insomma si trova in una situazione anche particolare, non voglio entrare nei dettagli. Ma no, guardi, se vuole entrare nei dettagli. No, una donna incinta certe cose porno, non si possono nemmeno pensare. Ma e guardi. Non ha scrupolo il presidente Renzi di scegliere proprio questi, Verdini, Danna, il galanduomo Danna, come alleati. Li ha scelti, Gasparri dice che se li sta anche comprando. Noi sappiamo per esempio che il presidente Grasso frena sulla nomina delle nuove cariche all'interno delle commissioni. Tutta merce di scambio per poter avere una riforma che serve solo a lui e a chi sta sopra di lui. Cioè, lei dice, ecco, che lei dice una cosa interessante, Grasso frena perché non vuole far apparire le nuove nomine come la moneta, i famosi 30 denari, la moneta, no, è così. Se volesse sgombrare i dubbi, le avrebbe già 6 mesi fa poste in rinnovo. Il fatto che lui invece tentenni e freni ci fa temere, non che sia una sua intenzione magari, ma che sicuramente in questo modo Matteo Renzi abbia aumentato il budget per la compravendita. Però il presidente Grasso non è mai stato accusato di essere, come dire, il burro su cui scorreva Renzi, ma casomai il contrario, di essere ruvido. Per questo non può accettare che questa sua immagine venga incrinata dai dubbi, ecco. Dovrebbe immediatamente porre in rinnovo come è previsto dal regolamento, ma abbiamo visto forzature continue, purtroppo non ci sorprendiamo più nemmeno di questo. Senta, lei adesso dice non entriamo nei particolari, invece a me, guardi, non lo faccio mica perché ho dei pruriti, secondo me i particolari fanno la differenza. Il particolare che la Costituzione nuova sia fatta con voti messi insieme in questa maniera, il particolare che la Costituzione nuova per tutti gli italiani sia discussa con questi toni, con questi metodi, i particolari anche più infimi di questa discussione che resterà nella storia del Parlamento italiano, a me interessano, ai cittadini interessano, Lo dico non per giustificarmi, ma perché questa idea che si debba fare la politica e poi la politica contenga un sacco di monnezza, per così dire, e che lasciamo perdere, sì, perché tanto è fatta così, non è una bella teoria. Voi non siete mai stati neanche tanto d'accordo con questa teoria. Ma guardi, la cosa più volgare è la bugia. La prima bugia è che noi saremmo oppositori, frenatori, conservatori. Noi abbiamo fatto moltissime proposte, e non solo a Matteo Renzi, le abbiamo fatte a tutto il Parlamento, perché il Parlamento, che viva Dio, dovrebbe portare avanti una riforma di questo tipo. Ma andando sui concetti cari a Renzi, risparmio. Bene, vogliamo risparmiare, tagliamo anche i parlamentari, che alla Camera sono il doppio dei senatori, e riduciamogli anche un po' lo stipendio, avremmo ottenuto un risparmio 4 volte maggiore. Però in questo caso vogliamo parlare di velocità nel processo legislativo? Sì. Bene, distinguiamo i compiti delle due Camere, mentre una mi lavora su un provvedimento, l'altra lavorerà nell'altro. Però e in così questo ho caso due Camere che mi fanno il doppio lavoro nel metà però tempo. In questo ma caso anche queste proposte che abbiamo fatto sono state respinte. Le conosco, è vero, le avete fatte, però in questo caso voi, lei ha dato prima una spiegazione affascinante, io le faccio i miei complimenti perché è stato molto bravo nel portarci avanti con lo sguardo, ci ha portato avanti. In realtà la discussione era mantenere il bicameralismo perfetto o no. Lei però
è uscito da questa discussione e ha detto: attenzione, se fosse solo una discussione tra noi sarebbe un fatto di democrazia, ma siccome è eterodiretta, viene dall'esterno per imporci la volontà da fuori, in questo chapeau, io le dico, ha trovato una spiegazione, ma nella sostanza, però sempre voi difendete il bicameralismo perfetto, mentre altri sono contrari. No, no, noi abbiamo fatto specifiche, io ho un emendamento che è stato stracciato con quella specie di canguro sull'emendamento Cociancic, che prevedeva di affidare al Senato, se sarà composto da rappresentanti delle istituzioni locali, bene, la competenza sulla finanza locale, sulle perequazioni tra le regioni, sul controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Questo doveva essere il cuore del, poteva essere il cuore delle competenze del Senato. E invece avremo un'unica Camera a lavorare su tutto e probabilmente a non fare le cose necessarie per migliorare la spesa pubblica, estirpare la corruzione, la lottizzazione diffusa in tutti i meandri della pubblica amministrazione dei partiti. Avremmo le leggi che serviranno semplicemente a spostare le tasse da una parte all'altra, facendo finta che cambi qualche cosa, e i cittadini invece vedono peggiorare le loro condizioni. La cosa che mi ha colpito anche, questa gliela chiedo proprio come cronista, c'è stato il caso Barani, c'è stata la taverna, l'ha vista, l'aveva vista in aula, e quindi quello è un fatto grave, si stava discutendo anche in sede di presidenza. Poi però è venuto fuori un altro senatore, D'Anna, il giorno dopo con un'altra, come se niente fosse, come se non la fosse. Cosa ha fatto? Un altro gestaccio? Guarda, il senatore D'Anna ne ha fatti di gestacci. Cioè, che fa? Quelle cose che si fanno allo stadio. Nei giorni scorsi, ma non abbiamo nemmeno raccolto quelle provocazioni. Cioè, abbiamo dimostrato una pazienza se siamo insorti di fronte a questa cosa, non solo noi del Movimento 5 Stelle, attenzione, perché dalla Lega, dal PD, da Forza Italia sono state testimoniate solidarietà verso Lezzi e sdegno verso gli autori di quei gesti. Se è successo questo, vuol dire che la misura era veramente colma, ma possiamo pensare che le riforme si fanno coi volta gabbana che dimostrano questa volgarità? Che si fanno, ma guardi, poi una riforma fatta coi volta gabbana ridurrà il potere di volta gabbana, lì dovevamo andare a incidere per garantire governabilità, perché se io mantengo il sistema delle coalizioni, per cui il giorno prima delle elezioni ti dico cosa mi dai per venire alle elezioni con te e il giorno dopo ti dico cosa mi dai se no me ne vado, lei capisce che noi non avremmo mai quella governabilità, e la riforma di Renzi né a livello elettorale non né la, non la garantisce. Va a toccare queste cose, anzi, quei volta gabbana lui la riforma la porta a casa. Cosa che mi ha impressionato è che per tanto tempo si è discusso in Parlamento delle esagerazioni e delle esasperazioni della presenza degli ultra negli stadi. Ora la cosa grave è che questi gesti, alcuni di questi gesti, per esempio quelli del senatore D'Anna, sono tipici delle curve degli ultra, dei peggiori, no? Che si rivolgono così agli avversari eppure ai giocatori in campo. Ora, che sia arrivata al Senato mi sembra brutto, però le devo dire una cosa, senatore, voglio sentire una sua opinione di verità su questo. Anche voi, lei si presenta benissimo qui e tanti suoi colleghi che sono venuti qua uguale, però anche voi in certi dibattiti alla Camera, al Senato non lo so, però alla Camera ho assistito, nei confronti di parlamentari, di deputate del PD, soprattutto del PD, sono state usate delle espressioni pesantissime da parte di deputati del 5 Stelle, uomini e donne, ma soprattutto uomini. Lei l'avrà letto, l'avrà visto, si può fidare anche di me. Guardi, non è il caso di Liguori, io non ho paura della verità, mai, anche quando è scomoda per me stesso. Voglio venirle incontro e dire chiaramente quello che penso. Il senatore D'Anna, il senatore Barani hanno dimostrato in altre situazioni una capacità di autocontrollo che io sono riuscito perfino ad ammirare. Hanno veramente la capacità di lasciar correre le cose, sono freddi,
E se quindi hanno fatto questi gesti, io credo che siano stati deliberati. Diverso è la nostra genuinità, a volte anche scomposta, a volte anche controproducente, perché a volte le nostre urla spostano l'attenzione dall'oggetto, dal misfatto che accade in aula, alla nostra reazione. Però vede, i cittadini fuori vogliono vedere persone vive, vere, genuine, che rappresentano il dolore di un paese in mano a una classe politica e c'è questo rischio, e c'è questo rischio che corrompe le istituzioni. Ho capito. Allora io non voglio con ciò scusare, perché questo no, è il teorema di Barani. Io non voglio scusare, voglio che le cose vadano contestualizzate e comprese per quello che sono. Ho colto la differenza e credo che l'abbiano colta bene anche i telespettatori. Ci sono rimasti 2 o 3 minuti, forse qualcosa di più, però le voglio chiedere 3 minuti, ecco, le chiedo 3 minuti da dedicare a questa storia della RAI, perché così siamo nell'attualità. Allora, Renzi ieri è uscito in televisione e ha detto: adesso il canone lo abbasso da 113 a 100, però lo metto nella bolletta. Voi avete molte critiche sulla i piani che il governo ha per la RAI. Ci può dire come la pensa anche su questo fatto? È un'altra ipocrisia, perché in realtà Renzi continua a chiamarlo canone perché è un canone, in definitiva, nella sostanza. Va a finanziare la RAI, che dovrebbe essere un servizio pubblico, e viene invece passato come tassa di possesso. Sì. E viene, inserendo in bolletta, anche impedito a ciascuno di esercitare un'obiezione di coscienza. Perché se avessimo veramente un servizio dalla RAI, un servizio pubblico che difende gli interessi pubblici, cioè di tutti, allora potremmo capire. Ma se lei va a vedere le presenze nostre del Movimento 5 Stelle in RAI, vede che sono assolutamente sottodimensionate rispetto ai voti, ai cittadini che ci hanno scelto. Ma non è solo questo il problema. Quando io vedo un Presidente del Consiglio che dopo alcune presenze di nostri parlamentari in trasmissioni di gran seguito va a protestare e dire: non avete capito chi ha vinto, io sono preoccupato di quel che abbiamo oggi e di quel che potremmo avere con una riforma istituzionale che mette in mano a questo signore le chiavi della nostra democrazia. Bene, è stato chiaro. Guardi, glielo dico francamente, io che un italiano su 4 ha votato per voi, lo so dal giorno dopo le elezioni, non lo dimentico, so che dovreste avere questo spazio e quando posso sugli altri. Però c'è stato anche un momento, all'inizio soprattutto, in cui c'era un rifiuto di questi mezzi da parte vostra. E va bene, era la logica, era la tattica in quel momento, è stata giustificata, spiegata, ne ho parlato con tanti suoi colleghi, non ci torno sopra. Però è chiaro che forse va ricordato, voi ora lo fate, che un italiano su 4 vi ha votato, non vi ha così applaudito, votato nelle schede elettorali. Per un fatto democratico dovreste avere il diritto di esporre con uguale presenza le vostre opinioni. Sa benissimo che se avete cose da dire, i mezzi televisivi sono a vostra disposizione, è diritto di cronaca, è il principio chiave della democrazia. E quindi non so che dirle, vedo pure io che il Movimento 5 Stelle è lontano dai mezzi di comunicazione. C'è un concorso di colpe, bisogna fare in modo che sia esplicito quello che ha detto lei. Noi vogliamo dire la nostra. Il suo format prevede che io possa parlare ed esprimere. Lei ha la libertà di fare qualsiasi domanda e io poi ho possibilità di argomentare. Sì. Noi criticavamo e critichiamo ancora la trappola e del talk show. Un apparire in televisione che a volte è finalizzato alla confusione.